Quindi intanto vediamo che qui va avanti un altro scontro, potrebbe essere la battaglia definitiva, spacciato. se Terran perde tutto, potrebbe essere la fine, però Ecco che si gira la fortezza planetaria. quando si gira questa sappiamo che come va a finire, i Viking riusciranno a fare molto male, infatti addirittura due Infatti, ha colossi visto la fuori, fortezza planetaria, non è il caso, non la è il prossima caso, questi volta. tre immortali non, sono semplicemente destinati a morire contro tutti questi Marauder, però i colossi hanno proprio fatto la differenza, Sì, aveva proprio è il caso di detto. È ritirarsi. caso di ritirarli anche perché Non ce sono la farà mai, entrambi, sono troppo esatto, forse vediamo danneggiato. se riesce No, a no, no, perdere no, anche no. questo e niente. E Ed adesso? è persa, vediamo se lui ha intenzione di attaccare o di Fai leccarsi un po' le uno ferite. scanso delle risorse, al momento siamo Intanto lontani qui comunque abbastanza secco. ha spostato il suo centro di comando principale qui. Vediamo che comunque le risorse sono più o meno uguali dal punto di vista delle Stanno entrate. scendendo i Guarda, oh lavoratori. mio Dio, cosa vuole fare? Ho paura di sapere cosa vuole fare con tutte queste sonde. Ha deciso di cambiare strategia. Ha potenziato i probe in qualche modo. Ovviamente questa è tutta una scemenza, non può fare. Guardate come questo sonda è incazzatissimo. Vuole assolutamente fargliela pagare questa SCV. Costruirà, cosa vorrà fare? Niente, per adesso. Voleva solo impedire al Protoss di costruire Esatto, la l'ha sua. semplicemente messo lì e riprende a costruire, se non se ne accorge sarà proprio una bella perdita di tempo per il Protoss. Intanto vediamo qua, il Protoss vede benissimo quello che succede perché per fortuna la fortezza planetaria non è rilevatore e non attacca in aria, almeno per il Se momento. fosse il loner, la riparerà immediatamente Arriva quella un esercito fortezza. di sonde scelte e sicuramente distruggerà infatti. È arrivata la sonda ed è esplosa, sicuramente è merito della sonda. Che quella costruzione sia Comunque, saltata. vediamo che più o meno le unità in costruzione sono sempre le Ah sì, stesse. però ricordiamoci però che il Terran con soli Marine Marauder può fa avere la svolta. Abbiamo dei ghost in costruzione, Sì, probabilmente per probabilmente. cavare lo scudo. Forse un pochino concentrato in più sui ghost sarebbe Il Terran stato non ha speranze. Con quella roba lì, l'esercito del Protoss è superiore. Altri a tre in abbondanza. Beh, Molte sono le sonde per. sonde che fanno un numero Ah così. sì, E poi non si infatti. perdono i danni. Esattamente, vuole usarle esattamente per quel motivo perché ha detto non mi serve saturare questa ultima mia fonte di minerale che mi è rimasta. E intanto vediamo cosa diavolo sta succedendo. Arrivano quattro Viking per sondare, assaggiare un po' il terreno e hanno deciso E lo di. saggiano. Sì, esatto, si sono fatto esplodere. Hanno detto oh, sì, dai, oggi muoio. E intanto vediamo cosa vuole fare. Vuole andare nell'espansione? No, non si capisce. Questo zelota è molto coraggioso. Ha deciso di andare da solo mentre qui. Niente, ballano un po', non sanno cosa fare, si annoiano. Qua ci Silenzio sono, prima della attenzione, tempesta. 4 ai Templar, no scusate, sì, 5, faranno molto male. Se si avvicinano agli SCV potrebbero distruggerli tutti con un colpo. E intanto vediamo che qui il Nexus è finito. E una sonda che non fa niente. Sì, una sonda non fa niente, lui è il Vendicatore, non ha bisogno di Il lavorare. TOS ha paura di affrontare la fortezza planetaria, come dargli torto. Però vediamo se riuscirà a distruggere, se riesce a puzzare. È riuscito a piazzarli. Vediamo che tutti gli SCV. Accidenti, però 10 uccisioni da parte di lui e 6. Lui, poverino, solo 6. Verrà deriso dall'altro all'infinito. Oh, brutte notizie Oh, per no, quei. purtroppo le Viking sono abbastanza lente e quindi questo gli permetterà a quegli Templar di scappare. Vediamo che qui semplicemente Terran alza in volo e se ne va. Ha deciso di non rischiare di perdere quel centro di comando, ma intanto attenzione, il Terran ha deciso di Che esercito fregarsene. pazzesco. Ha visto che il Protoss non ha assolutamente niente di aereo. Ha detto: Ah, sì, eh? Tu mi hai ucciso il mio SCV preferito e io Per allora quale ti motivo ha ammazzo fatto tutto. quell'espansione? Non sta facendo Esatto, l'aveva fatto, niente. poi ha deciso che le sue Oh mio Dio, sonde lavorano si è meglio. messo in terra, si è messo dove non doveva mettersi. Esattamente, Oh, è sarà spacciato, sarà un spacciato macello. quei colossi. Infatti, guardate, E no. i Dark e gli Aeg, è un macello. Niente. Che errore del Terran. Niente. Assolutamente, non c'è niente da Chiusi lì dentro, fare. non possono fare altro che Se il perdere. Terran perderà questo scontro, potrà No, tranquillamente e lo dire perderà. Si è GG. messo dove non doveva mettersi. Esatto, tutti questi. Oddio, niente, un'altra cosa. E ecco il Perso. GG. Ecco il Bene GG. ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Questo è stato un bellissimo scontro. Per tutti i Terran, mi raccomando, imparate a non fare solo Marauder. E per tutti i Protoss, ricordatevi che gli High Sono Templar. fortissimi. Un saluto dal vostro Timita. Ciao. Ciao!